Gentilissimi, per le guide di ISO di Linux vado a spiegare come si controllano le funzioni della Docking Station che abbiamo introdotto in questa versione. Alla prima installazione non si vede, quindi bisogna avviare la Docking. Ecco, dipende dalla velocità del PC, eccola qui la Docking. A questo punto la dobbiamo gestire. Per gestire bene la Docking Station è bene andare in preferenze e abilitare nelle impostazioni del desktop il compositing. Fatto questo, riabilitiamo la Docky e la Docky sarà attiva e con tutte le sue funzioni. Ecco, la Docky, eccola qua. A questo punto posso gestire tutte le funzioni che voglio. Andando sopra la Docky, tasto destro, impostazioni, posso decidere la sua scomparsa, di ridurne la dimensione e di allargarne la dimensione. E anche il tipo di sfondo che ha. Quindi adesso è sparita. Se avessi una lavagna sarebbe comodo perché mi sparisce e viene fuori quando voglio io. Tasto destro, impostazioni, è troppo piccola, la voglio più grande per poterla raggiungere. E l'ingrandimento la voglio al 189%. Chiudo, eccola lì. Mi avvicino e mi salta fuori e ho i miei file di avvio. Però posso anche stabilire che la Docky non la voglio qua. Quindi tasto destro, impostazioni, la piglio e me la porto sotto oppure me la metto di lato. Oppure dove voglio io. Ecco, in questa maniera io gestisco la Docky nella sua posizione. Chi usa una lavagna interattiva? Ecco, noi questa scelta l'abbiamo fatta per permettere di avere solo quei software che uno generalmente usa a portata di mano. E chi usa una lavagna interattiva e volesse addirittura far sparire anche il pannello di sopra, lo mette in scomparsa automatica, chiudi, ecco che il suo monitor è completamente libero e lo può gestire solo avvicinando il mouse. Io non lo faccio perché non mi interessa, però è abbastanza comodo poter avere la disponibilità di gestione. Ora vediamo come introdurre un lanciatore nella Docking Station. Se io volessi ad esempio avere TuxPint nella Docking Station, basta che clicco sopra l'icona di avvio del menu, me lo porto nella Docky, nella posizione che voglio, per esempio qua, e quando mi posiziono nel luogo dove voglio mettere il lanciatore, rilascio per aggiungere alla Docky il mio lanciatore di TuxPint. Eccolo qua che parte TuxPint. Se invece volessi togliere un lanciatore, eccolo qua, lo porto in alto e puff! Non c'è più. Adesso glielo rimetto perché mi serve e quindi internet Firefox lo rimetto al suo posto. Rilascio. Se vi fermate un po' alti, molto spesso non si riesce a mettere dentro, ma stando bassi si vede. Queste sono le funzioni della Docking Station di ISO di Linux che possono essere assolutamente configurate rispetto alle necessità d'uso che ognuno di voi ha. Quindi per le guide di ISO di Linux vi ringrazio.